Scoppia la guerra al Grande Fratello! La lite in cucina! Che ha diviso la casa! Nella casa del Grande Fratello, le tensioni sono all'ordine del giorno. Ma una recente lite in cucina, Trea, Beatrice e Grecia, ha portato la situazione a un nuovo livello di intensità. Durante un momento di conversazione, una discussione è scoppiata tra le due, con Beatrice che ha notato Grecia preparare il pranzo per sé e prendere autonomamente una parte di sugo, destinato a tutti, senza chiederne il permesso. Beatrice ha quindi espresso il suo dissenso, sottolineando che avrebbe potuto almeno chiedere il permesso, visto che il sugo era stato preparato per il pranzo di tutti. Grecia, sentendosi attaccata, si è giustificata dicendo d'aver preso solo una piccola quantità di sugo e di non aver fatto nulla di male, esclamando molto infastidita: «Io mangio quello che voglio mangiare». La situazione ha portato a un'escalation di tensione, con Beatrice che ha ribadito la necessità di chiedere il permesso per il cibo condiviso, mentre Grecia ha chiuso l'argomento affermando di non voler litigare. Questo episodio ha evidenziato le dinamiche complesse all'interno della casa del Grande Fratello, dove la convivenza può a volte portare a conflitti anche per questioni apparentemente minori come la condivisione del cibo. In un altro sviluppo significativo, la sorella di Massimiliano ha annunciato di voler intraprendere azioni legali contro tutte le persone che hanno diffuso odio verso suo fratello. La famiglia, stufa degli insulti, della diffamazione e delle cattiverie gratuite rivolte a Massimiliano, compresi auguri di morte, ha deciso di dire basta. Grazie alle segnalazioni di chi sostiene Massimiliano e all'aiuto della polizia postale, la famiglia è in possesso dei nomi delle persone che hanno insultato e diffamato Massimiliano Varrese e ha intrapreso un'azione legale. Questi eventi sottolineano la pressione e le sfide che i concorrenti del Grande Fratello devono affrontare, non solo all'interno della casa, ma anche nel mondo esterno, dove le reazioni del pubblico possono avere un impatto significativo sul loro benessere emotivo e sulla loro reputazione.